Tra le novità di quest'anno, Fannimoon vuole fare più servizi di informazione e colore. Siamo alla Fiera di Roma per Zero Emission e andremo a parlare delle fonti di energia rinnovabili. Vai con la puntata ecologica! Person that you were has died. You've lost the sparkle in your eyes. You fell for life into its traps. Now you wanna bridge the gaps. Now you wanna bridge the gaps. Now you want that person back. And all your ammunition's gone, run out of fuel to carry on. You don't know what you wanna do, you've got no pull to pull you through. Say I am, say I am, say I am wonderful. Passeggiando per gli stand di Zero Emission ci siamo imbattuti in quello di Tor Vergata. Siamo in compagnia di Eleonora Petrolati e vogliamo sapere oggi cosa state promuovendo. Buongiorno a tutti, noi siamo qui con una serie di spin-off, ovvero società nate dall'Università di Roma Tor Vergata, nel campo del fotovoltaico, che riportano un po' nel mondo del mercato i risultati della ricerca. In particolare il mio spin-off, che si chiama Dyers, promuove quella che è la sensibilizzazione e l'istruzione nel campo del fotovoltaico di nuova generazione, ibrido e organico, ovvero le celle di SC o celle polimeriche, colorate, trasparenti, e in base a questi, diciamo, a queste innovazioni riusciamo anche a organizzare dei corsi e delle scuole per tesisti, dottorandi o postdoc o gente che vuole semplicemente avvicinarsi a questo mondo. Appunto, per gli amici che sono a casa e volessero prendere parte a questi corsi, mi sai dare i riferimenti? Allora, per questi corsi si possono, diciamo, avvicinare al nostro mondo visitando il sito www.choose.it oppure il sito della mia società, che è Dyers, DYERS. Siamo nello stand di Pelagos TV insieme al responsabile produzione Alfonso Perri. Che cos'è Pelagos TV? Allora, per descrivere o per dare un'indicazione di che cos'è la Pelagos TV bisogna fare un passo indietro. Pelagos TV nasce da un grande evento, un grande contenitore che si chiama appunto Pelagos, che è un contenitore con tante caselle, tutte naturalmente con un unico denominatore comune, che è quella della divulgazione della cultura del mare. Quindi possiamo definire Pelagos il grande evento di comunicazione del mare, perché c'è bisogno, anche se sembra assurdo dirlo, di comunicare la cultura del mare in un paese che è circondato dal mare ma che del mare sa molto poco. Fra l'altro vorrei ricordare che oggi la risorsa marina può diventare anche uno degli elementi della ripresa economica del nostro paese, perché la sua risorsa intrinseca può offrirci delle opportunità di crescita economica, di sviluppo, di occupazione e quant'altro. Come mai oggi lo troviamo qui a Zero Emission? Direi che il tema delle energie alternative è un tema che deve stare a cuore a tutti, deve interessare tutti. Noi ci occupiamo di mare. Bene, il mare può offrire fra le sue risorse un grande potenzialità di energia alternativa, ovviamente rinnovabile, che è data dal mare stesso, nelle sue molteplici forme, le onde marine, le correnti, il termoclino e fra l'altro tutti gli esperimenti che si stanno facendo in questo momento ci stanno dando positivamente l'idea che forse riusciremo a trovare una soluzione di alternativa ai tradizionali strumenti di sfruttamento dell'energia invece naturale. Ci sono delle novità che ci vuole svelare in anteprima? Dicevo prima, noi cerchiamo di usare tutti gli strumenti, sia quelli tradizionali che quelli moderni, dinamici, quelli che in qualche maniera possono essere compresi più facilmente dalla gente, fra cui quello per esempio di Indir, è un concorso, Miss Pelagos, ecco, questa è la novità che vogliamo lanciare e che abbiamo già lanciato per invitare tante simpatiche signorine a diventare un po' nostre testimonial, testimoni di questa grande campagna di comunicazione e naturalmente quella che sarà la prescelta, io non posso svelare né i contenuti né le modalità di sviluppo di questa iniziativa, sicuramente la prescelta sarà una, ma non la sola, che potrà portare avanti quello che è il messaggio di Pelagos, quindi quello di amare il mare conoscendolo molto meglio. Passeggiando per il padiglione di Zero Emission abbiamo incontrato una nostra vecchia conoscenza e ve lo voglio tornare a presentare. Abbiamo, signore e signori, Luca
Lui era il cantante di Cover Blue, scusami, mi sono proprio persa. Vai, dillo tu. Blue Side Trio. So che sei qui in una nuova veste, ce la vuoi raccontare? Questa è una nuova situazione, nata da pochissimo, e proprio in questa situazione, che è lo Zero Emission, abbiamo messo su questo trio blues, l'abbiamo chiamato i Blues Emission. Noi stiamo tornando con Fanny Moon nel discorso delle band, quindi sapevate che non potevo non presentarvelo. Andiamo a fare un saluto per gli amici di Fanny Moon. Ciao ragazzi, mi mancate tantissimo. Quindi noi ci rivedremo presto? Penso proprio di sì, cioè insomma sarà una cosa, ecco, eccolo, è arrivato, aspetta, arrivo adesso. You don't need no experience to tear me apart. Just need to talk to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to be my girl. Pick up the pieces inside and put the purple away. I just want Mission. Non si poteva non parlare delle auto elettriche. Sono in compagnia di Carla Piscitelli per presentarvi la Dani. A quale pubblico è rivolta questa vettura? La Dani della Belumbury è rivolta a un pubblico dai 16 anni in poi, perché questo è un quadriciclo pesante e si può guidare con la patente A, poi successivamente con la patente B. Con la patente B diventa una macchina a tutti gli effetti, perché porta fino a 4 persone. Ha una caratteristica, è una macchina al 100% italiana, nel senso che viene fabbricata in Italia, assemblata a Roma in via Tiburtina. Abbiamo dato anche l'indirizzo e questa cosa mi sembrava doverosa dirla. Le caratteristiche di questa vettura quali sono? Questa vettura ha un'autonomia di 180 km, una velocità massima di 96 km orari. Si ricarica in 8 ore con un normale contratto Enel da 3 kW. Se invece si possiede un contratto Enel di 5 kW, quindi un'energia potenziata, si ricarica in 4 ore. Comprando una Dani, dove possiamo andare a fare rifornimento di elettricità? A Roma stanno già nascendo delle colonnine per la ricarica. Sembrerebbe che alcuni supermercati, centri commerciali metteranno delle centraline per la ricarica. Per quanto riguarda il marchio Belumbury, vi occupate solamente di autovetture? Allora, il marchio Belumbury è un contenitore. Noi ci occupiamo di varie cose. Inizieremo a girare un film appunto della Belumbury. Poi abbiamo un settore che si occupa di design. Costruiamo oggetti e cose di un certo livello. Poi ci occupiamo di carità, stiamo pensando ad aiutare un orfanotrofio in Indonesia, ci occupiamo anche di fashion, di design. Design. Quindi potrei posare per voi come modella? Certamente! Per tutti quelli che fossero interessati all'acquisto di una city car, è bene sapere che esistono anche quelle ecologiche e soprattutto italiane.
non chiudere con questo gioiellino. Non sapevo che esistessero gli scooter elettrici. Poi Rosa, io devo ringraziare la produzione di Fanny Moon che mi ha regalato questo gioiellino, e non mi resta che dirvi che ci vediamo al prossimo servizio. That fateful day, go. It's not far away.